fanno della luce, mentre noi rispondiamo facciamo chiarezza. O uomo, chi sei tu per contestare Dio? Abbiamo visto varie domande che Dio ci fa attraverso San Paolo e ci portavano tutte ad avere fiducia, ad amare Dio. Ora però dice anche, devi veramente fidarti. Romani 9:20. Anzi, leggiamo Romani 9:20 e 21. O uomo, chi sei tu per contestare Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò, perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla? Per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Sembra che San Paolo alza un po' i toni qua e fa questa domanda per chiarire delle cose con il popolo romano. San Paolo sta scrivendo ai Romani che contestavano, dicendo, ma se Dio fosse, se Dio dovrebbe fare, se, le solite contestazioni. Non ci va mai bene niente. E il problema è che non possiamo, fratello e sorella, non possiamo cambiare Dio e non possiamo cambiare le leggi spirituali di Dio. Certe cose sono così e non possono essere cambiate. Quindi noi abbiamo due vie davanti a noi. O accogliere la rivelazione di Dio su Dio stesso, sull'essere umano, su quello che avviene, sulle malattie, sull'economia, sulla socialità, su tante cose, come ci insegnano i libri sapienziali. Noi possiamo solo o accogliere la rivelazione e muoverci in questa, ottenendo grazie, oppure contestare e dire no, non è giusto, non doveva, non su, non giù, e quindi il nostro cuore si indurisce ancora di più e così rischiamo di trovarci addirittura a combattere contro Dio. C'è quel passo che dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Certo, ma perché Dio sia con noi, noi dobbiamo essere con Lui, avere il suo pensiero. E invece, a volte perché soffriamo, a volte perché vorremmo che le cose fossero più semplici, a volte non lo so perché, ma ci troviamo a contestare Dio. Vorremmo che le cose fossero diverse, vorremmo dire una preghiera e tutto dovrebbe avvenire, vorremmo che ai nostri cari andasse tutto bene, senza neanche una difficoltà, vorremmo queste cose. Dio ci rivela che c'è stato un peccato originale, Dio ci rivela che ci sono delle conseguenze del peccato originale, ci rivela che non tutti gli esseri umani sono buoni, che non tutti amano, ci rivela tante cose, ci rivela l'attaccamento al denaro. La parola di Dio ci rivela un po' tutto per illuminare la nostra mente. E a questo punto, se vogliamo essere intelligenti e prosperi anche, ci conviene pregare la parola e lasciare che la parola riveli alla nostra mente e al nostro cuore le cose di Dio. In questo modo diventeremo sempre più persone che camminano nella via di Dio, nel fiume della grazia di Dio. Riusciremo a scendere sempre di più in profondità in questo fiume e saremo immersi, battezzati, sommersi dalla grazia. Come dice il Salmo 1, ci sono due vie davanti. Possiamo solo prenderne una, che è quella di seguire la parola di Dio, o l'altra, che è quella di contestarla e quindi non seguirla. A noi ora la scelta. A noi ora scegliere cosa vogliamo fare, da che parte stare. O uomo, chi sei tu per contestare Dio? Oserà dire forse il vaso plasmato a colui che lo plasmò, perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla, per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Signore, siamo qui alla tua presenza e vogliamo diventare, come l'argilla, docili. Sì, Signore, non vogliamo più contestarti sulle tue opere, su quello che fai. Tu puoi fare ogni cosa e a volte puoi usare anche le situazioni difficili, contraddittorie per fare il bene, per riportare sulla via del bene. Signore, a noi spetta pregare e a te spetta agire. Sei tu, Signore, colui che decide il modo più giusto per agire.
Signore, riconosciamo di essere molto limitati, di non conoscere le cose, di essere orgogliosi e anche paurosi. Quante volte, Signore, siamo lì a borbottare, a contestare, a polemizzare. Lo ha fatto il popolo nel deserto ed è morto nel deserto. Non è entrato nella terra promessa a causa di queste contestazioni. Ora invece vogliamo diventare docili. Più saremo docili, più saremo fiduciosi e più velocemente ci porterai nella terra promessa, più velocemente ci edificherai, farai di noi delle piante fruttuose e vedremo davanti ai nostri occhi tante grazie. Per questo, assieme a Maria, vogliamo ancora dirti il nostro Amen. Amen. Allora oggi non contestiamo Dio, a volte ci sono delle cose che non piacciono, fanno parte della vita, cerchiamo invece di affrontarle nel miglior modo, essendo docili alla parola di Dio. E allora sentiremo la consolazione di Dio e diventeremo più che vittoriosi.